questa è stata un'esperienza magica appena conclusa e ancora addosso, fortissima nella preparazione, nell'ideazione, nei confronti con i ragazzi di Roof Design, con Mikkel in particolare, perché al di là della sfera tecnica, al di là della lente tecnica che permette semmai anche al fruitore di esplorare attraverso la tecnologia dei mondi immaginifici, c'è del messaggio. E il nostro messaggio era proprio quello di raccontare dei mondi violati. Per cui volevamo in qualche modo ripercorrere questo tracciato saturo e farlo vedere. Forse ci siamo riusciti perché ci sono stati dei momenti molto intensi tra musica e immagine. Forse no, però il bello dell'essere pionieri è questo. L'idea invece ci è venuta col tempo, da un po' che lavoravamo sulla pre-visualizzazione dei live. Poi la pandemia mondiale ha messo in ginocchio tante cose e soprattutto i live, quindi sono momenti di aggregazione e quindi i concerti dal vivo, e ci siamo trovati a voler sviluppare delle cose che potessero essere qualcosa di più delle simulazioni, inserendo la band in un mondo virtuale, in un contesto scenografico come se fosse un live. Ecco, e da lì è partito. Noi utilizziamo Notch da molto tempo, che è un software di elaborazione grafica real time. Questo poi ci è venuto un po' l'idea di provare a fare uno streaming, quindi di un concerto live scenografato real time, utilizzando i software che conosciamo e che già utilizzavamo per fare altro. Per la parte tecnica siamo partiti con una telecamera che riprendeva il palco frontalmente, e la ripresa veniva acquisita tramite Resolum, che si occupava quindi dell'acquisizione e di trasferire tramite NDI a Notch, che invece elaborava graficamente, inseriva questa ripresa all'interno di un mondo virtuale 3D. Quindi ad ogni canzone corrispondeva un mondo virtuale diverso che veniva gestito tramite alcuni parametri MIDI durante il live, quindi c'erano alcune evoluzioni, le luci, alcuni elementi che crescevano, particelle, eccetera. Tutto questo mondo qua finiva dentro OBS. OBS è il software che si è occupato di fare la streaming e acquisiva anche l'audio. Acquisendo l'audio, sommava quel piccolo ritardo che si era creato nei vari passaggi in NDI e veniva fatto pari per uscire poi dopo su Twitch e essere mandato in streaming. Noi lavoriamo con i Joycott da molto tempo, abbiamo pensato che sia per il messaggio che la loro musica vuole dare che per le sonorità potevano essere un bel gruppo che si poteva sposare bene con quello che avevamo in mente. Stilistico siamo partiti da dei visual che erano già presenti, perché ogni canzone era all'interno di una scaletta che aveva un determinato visual. In base ai pezzi, alcuni mantenevano anche i visual vecchi all'interno dei LED wall, altri invece sono stati totalmente rifatti da capo, ma comunque tutti hanno mantenuto lo stesso stile nel quale veniva inserita la band e le varie evoluzioni durante il live.
felice che i Joycat hanno accettato e hanno condiviso con passione questa avventura. Grazie ragazzi per questa voce. Oltre mai, Joycat, la più bella Italia, tanto a voi. Ciao, capito.